attimo, bimbi, dai, così partiamo dopo. Guarda lì. Dalla parte della, no, dalla prima. Scendi. Dai, vieni. Allora ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questa bella mattinata, diciamo anche di sole. La giornata si presta bene a questa passeggiata. Allora, iniziamo con introdurre cos'è questa via della natura. Sono dei percorsi che abbiamo realizzato insieme all'amministrazione comunale percorrono il nostro territorio proprio per farlo conoscere. Uno di questi percorsi è proprio la via degli Ulivi. La via degli Ulivi, come vedete nel cartello, parte da questo punto, che è il punto di partenza, per poi attraversare questi oliveti che adesso andremo a vedere e raggiungere il punto di fine, che si affaccia, diciamo, sulla piana di Sipoda, avremo una vista straordinaria sul panorama del Pollino. La via degli Ulivi si chiama così secondo voi per quale motivo? Perché ci sono tanti ulivi. L'ulivo, sapete da cosa si estrae, da cosa viene dall'ulivo? No? L'olio. E non solo, noi mangiamo anche le olive, no? Le olive da tavola si mangiano, sono buonissime. L'olio ha tante proprietà. Sulla bruschetta, sul pomodoro, è una cosa che non può mancare sulle nostre tavole. E viene proprio sempre sulla pianta, che è originaria del Medio Oriente, ragazzi, no? È da almeno 12.000 anni. È una pianta un tempo considerata sacra. Addirittura in Grecia non si potevano tagliare gli ulivi, era un peccato mortale, quindi venivano addirittura ammazzati, condannati a morte le persone che facevano questo genere. Oggi è una delle piante che proprio porta il sostentamento a tutta la popolazione di Terranova insieme agli albumi. Sapete che questa è una pianta che è impollinata dal vento, non dagli insetti, quindi ha bisogno del vento per essere propagarsi. Invece gli agrumi hanno bisogno degli insetti. C'è la pina che va sui fiorellini degli agrumi e va ad impollinare da una pianta all'altra. E se volete date un'occhiata anche al cartello. Come vedete sul cartello ci sono tutte le indicazioni per poterlo percorrere, no? Ha una lunghezza di circa 1,3 km. Si percorre in 1 ora e 30, mentre in realtà ci vogliono 40 minuti circa per percorrere questo percorso, diciamo. E detto ciò, io vi auguro una buona passeggiata, magari poi ci rivediamo lungo il percorso per qualche altra curiosità. Ok.
Bambini di buongiorno, vi presento il dottore Nicoletti, un dottore agronomo che ci spiegherà un attimo tutte quante le peculiarità dell'ulivo, ci dirà da dove è nato più o meno e come si è formato, e naturalmente qui potete fare tutte le domande, tutte quante le varie cose che avete preparato in questi giorni che ci hanno preceduto per questa meravigliosa giornata. Prego dottore. Grazie e buongiorno. Spero mi sentiate. C'ho la voce un po' bassa. Allora qui ci troviamo a Terranova, siamo in un bello ulivo. L'ulivo è una latifoglia così chiamata perché si adatta al clima dell'auretum, cioè è una zona fitoclimatica, viene definita così, perché le zone vengono definite così in base alla temperatura e all'altezza. Questo significa che l'ulivo si può sviluppare fino a un'altezza di 800 metri, dove c'è un clima che gli può permettere anche, diciamo, di vegetare. Anche se è una pianta che resiste bene a temperature intorno allo 0, a meno 2, meno 3 gradi, ma non resiste a meno 7. Quindi coltivare in sostanza si chiama squalena, che diciamo è sempre della categoria di questi antiossidanti che sono dei fenoli, o polifenoli come li vogliamo chiamare, che poi aumentano pure con la colorazione della truffa. Che c'è da dire più? Un po' di inquadramento botanico, ovvio. La storia. Avete qualche domanda? Un applauso al dottore e poi non parliamo di coltivazione perché non ai bambini poi. Giusto per i bambini per concludere, preferite sempre l'olio ai grassi saturi, i cosiddetti saturi. Quindi le margherine, il ketchup quando andate a mangiare la pizza. La maionese, quello d'olio crudo. E poi la maionese, insomma, se si facesse con l'olio d'olivo, insomma, sarebbe pure buono. Va bene? L'unica cosa che dovete sapere è che magari il dottore, diciamo, venendo da un altro territorio, come si parlava prima sul clima, immaginate che chi di voi, giustamente dei bambini, è stato al mare sul Tirreno? Ci siete mai stati tipo Diamante? Ecco. Invece da questa parte siamo di casa, quindi immaginate che questo territorio spira il vento che arriva dal Tirreno che va verso lo Ionio. Quindi questo vento che cosa crea? Crea un ambiente molto più sano rispetto alle altre zone, agli altri territori. E se mettete un olio per esempio di un altro di un'altra regione a confronto soprattutto con quello nostro, ha dei vantaggi anche di conservazione, cioè mentre il nostro rimane, non dico intatto, ma per anni inalterato, altri invece il secondo anno sono oli lampanti. Grazie mille. Bravo. Dipende sempre da come viene estratto e dalla materia prima. Cioè, noi bambini abbiamo fatto una piccola ricerca sull'importanza dell'olio e dell'ulivo e
ci siamo resi conto che ancora oggi camminare tra gli ulivi significa anche conoscere i prodotti pregiati del territorio, a partire dall'olio extravergine d'oliva, eccellenza calabrese. Le vecchie generazioni hanno sicuramente un rapporto diverso rispetto a noi con l'olio. Le nostre famiglie, soprattutto al sud Italia, hanno origini contadine, persone con una vita dura, piena di sacrifici e rinunce. Avevano poco, ma sapevano apprezzare veramente tutto. E loro sapevano quanta fatica c'era dietro ogni goccia di olio. Ecco alcune curiosità che ricordano i nonni. Versare per distrazione l'olio era una cosa grave, punibile anche con castigi severi. Rompere una damigiana d'olio, ancora peggio. Era un vero disastro per la famiglia e veniva considerato di cattivo presagio. Noi pensiamo invece che ciò era dovuto al fatto che l'olio fosse una grossa fonte di sostentamento e una delle poche risorse economiche familiari. Alcune famiglie aspettavano il guadagno dell'olio per poter sposare i figli. Durante l'annata magra in cucina si utilizzava lo sugno, un grosso suino per risparmiare, perché l'olio era molto costoso e prezioso da vendere. La raccolta delle olive era molto faticosa, si raccattavano da terra ad una con il bello o col cattivo tempo, con il sole o con la pioggia. La mattina i contadini si recavano in campagna molto presto per ritirarsi anche al tramonto. Il lavoro era continuo e l'unica siesta era il momento della merenda. Pane e pomodoro, fichi secchio, pane, olio e sale. I bambini collaboravano alla raccolta delle olive e ai più piccoli era riservata la ricerca di quelle sparse o cadute sui muletti a secco. Le donne durante la raccattatura mettevano da parte le olive mature per portarle a casa e consumarle a cena insieme al pane. L'olio dell'annata precedente, vecchio, veniva usato come purgante contro la stipsi e preso a digiuno al mattino per curare alcune patologie epatiche. L'olio fritto veniva filtrato e riciclato per preparare il sapone del bucato. Tuttavia, senti il dovere di rispettare una regola fondamentale. No, c'è già da prima, scusa. Olivo, olio, miti e leggende sono stati tramandati, ma cosa ci insegnano? Secondo noi ci trasmettono i valori nel tempo. Siete d'accordo con noi? Ma c'è spazio anche per l'ultima riflessione, a che fare con la nostra educazione alimentare e come possiamo mettere in pratica questi insegnamenti? Le nostre abitudini sono profondamente mutate negli ultimi anni. Nuovi modi, nuovi prodotti accattivanti suggeriti dal mondo della pubblicità. Meno tempo, spesso la voglia, l'esigenza di un piatto veloce o già pronto. Tuttavia sento il dovere di rispettare una regola fondamentale. Per vivere bene è indispensabile seguire le norme di una sana e corretta alimentazione. L'educazione alimentare non è solo lo studio delle qualità nutrizionali dei prodotti, ma è al contempo conoscenza e cura del territorio, orientamento e senso di appartenenza a un territorio, sviluppo, promozione delle nostre aziende sul territorio locale e nazionale. Bravi! Bravi! Bravi a tutti, bravi! La leggenda dell'ulivo si dice che un tempo gli ulivi avevano il tronco liscio e dritto e che fossero gli alberi più alti del bosco. Si dice che i loro rami giocassero insieme alle nuvole, ma un giorno alcuni soldati si addentarono nel bosco con le loro accette. Cercavano legna per costruire tre croci. Presto infatti avrebbero dovuto crocifiggere un uomo di nome Gesù insieme a due ladri. Gli ulivi che ascoltavano tutto ciò che dicevano gli uomini inorridivano sentendo quelle parole. Per centinaia di anni non avevano mai fatto male a nessuno. Coi loro rami davano riparo agli uccellini e sotto la loro corteccia abitavano gli insetti del bosco.
poesia L'Ulivo. L'ulivo è maestoso e sempreverde, nella sua chioma ogni nostro sguardo si disperde. L'ulivo con il suo frutto nero e tondo ci dona l'olio, oro del mondo. L'ulivo è il simbolo della pace, di cui ognuno di noi dovrebbe esserne portatore e capace. Oh, i bei rami d'ulivo, chi ne vuole? Sono benedetti, vi ha baciato il sole. In queste foglioline tenerelle vi sono scritte tante cose belle. Sull'uscio, alla finestra, accanto al letto, metteteci l'ulivo benedetto. Come la luce e le stelle serene, un po' di pace ci fa tanto bene. L'ulivo è una bella pianta e chi la coltiva se ne vanta. È molto bella da guardare ed è facile da piantare. L'ulivo è bello da vedere, su di lui c'è tanto da sapere. È una pianta secolare e oggi noi ne vogliamo parlare. Bravissimi, bravi. Bravi, bravi tutti. Allora, volevo dire un po' ai bambini, prima ho sentito un po' sulla storia antica dell'ulivo. Adesso è cambiato tutto, però, quindi non dovete avere paura, se domani volete fare gli olivi coltivare le olive, non è più il lavoro di prima, adesso sono le macchine che raccolgono e sì. Vediamo, andremo a fare la degustazione in piazza e lì ci sono gli oli, insomma, che potete portare a casa anche ai vostri. Quindi adesso la coltivazione dell'olivo è molto più semplice, è agevolata dalle macchine, cosa che una volta non c'era. Quindi non è un lavoro molto molto stancante come lo era un tempo, ai tempi dei vostri nonni e dei vostri nonni. Non dovete avere paura. E un'altra cosa, l'olio si presta, oltre a un uso alimentare, si usa anche nella cosmesi, quindi si fanno delle creme, ma i nostri nonni con l'olio vecchio ci facevano il sapone. Sì. Il sapone veniva trattato con delle sostanze alcaline, come la soda o il potassio, ma si usava più il potassio perché la soda è più aggressiva. Si metteva a bollire, quindi gli oli hanno questa caratteristica qui, che quando reagiscono con delle sostanze molto alcaline coagulano e formano questi saponi. Poi come funzionano i saponi, ve lo spiego un'altra cosa. Lo voglio sentire, perché il sapone scioglie i grassi? Neanche. Allora, i grassi sono insolubili nell'acqua. Mi segui? Quindi se noi mettessimo l'acqua su una superficie grassa, sporca, l'acqua ci scivolerebbe sopra. Facendo reagire queste sostanze alcaline con l'olio, si formano dei legami chimici, chiamiamoli così, che praticamente è come siete voi due adesso. Quindi che fa? L'acqua da un lato prende per mano la parte grassa, che viene spostata e viene messa in soluzione e si abbassa, e così il grasso si scioglie e viene eliminato. Quindi capite bene che chi farà l'agricoltura.
ci arriviamo dopo. Ok, quindi c'è questo ambiente con insieme animali, piante, tutto quello che non è vivente, ok? E questi animali e piante con tutta la materia non vivente stanno insieme e sono in equilibrio, un equilibrio dinamico. Ecco, ma secondo voi ragazzi, nell'oliva ci sono solo le piante d'olive? No. Cosa possiamo trovare all'interno dell'oliva? Gli animali? È certo che ci sono gli animali, perché anche l'oliveto è un ecosistema, un agroecosistema, no? Che c'è anche l'uomo presente che lo modifica, lo gestisce. Ecco, abbiamo fatto questo cammello perché i rapaci fanno parte di questo ecosistema, di tutto questo ecosistema che vediamo. Gli ecosistemi non è naturalmente solo l'oliveto, ma c'è anche il prato, per esempio c'è il bosco, c'è il lago, questi sono tutti quanti ecosistemi e hanno un loro equilibrio. I rapaci hanno una funzione importantissima negli ecosistemi, sapete? I rapaci sono degli uccelli da preda perché cacciano altri animali. Loro sono al vertice della catena alimentare. Sapete cos'è una catena alimentare? Ecco, vediamo, chi mi spiega cos'è una catena alimentare velocemente? Ci sono tanti animali, un animale mangia l'altro, ok? Ce n'è uno che mangia, che diciamo che è il più forte, se vogliamo. Ecco, i rapaci sono tra gli animali più forti che mangiano gli altri animaletti, svolgono una funzione importantissima perché controllano anche, per esempio, le popolazioni dei piccoli roditori, che spesso fanno dei danni alle nostre piante, no? Soprattutto chi coltiva agrumi sa bene che ci sono grosse problematiche con i topolini che vanno a rosicchiare la corteccia e poi ne provocano il disseccamento. Ecco, non solo i rapaci, ma anche i serpenti hanno questa funzione importantissima, che mangiano questi altri piccoli animali e quindi evitano che ci siano delle infestazioni forti che poi fanno dei danni ai nostri agrumeti o oliveti. Noi conosciamo due grandi gruppi di rapaci. Abbiamo i rapaci diurni e quelli notturni. Quindi i rapaci diurni vivono di? Giorno. Quelli notturni vivono di? Notte. Ok. I notturni, mi sapete dire qualche rapace notturno? Ufo, la civetta. Quella è una civetta, quella in basso piccolina. E vi assicuro che a Terranova ne abbiamo tantissime. Quella invece in alto è un rapace diurno che vive di giorno e spesso passano da queste parti. E quella è una poiana. Si nutre di piccoli mammiferi, di topolini, di rettili. Ma sì. Ma dove le avete fatte queste foto? Proprio in queste zone. Abbiamo riportato tutti gli animali che si possono vedere da queste parti, ok? Va bene ragazzi, possiamo andare. Ciao! Ciao Antonio! We'll be right back.
ci farà vedere come funziona, dallo scarico delle olive fino al prodotto finale. In questi cassoni e poi una volta stoccate le olive qua vengono portate al lavaggio. Da una parte escono le foglie, se vi avvicinate